Audio recensione di Nymphomaniac, volume 1, il chiacchieratissimo film di Lars von Trier che è stato presentato all'ultimo festival di Berlino. La storia è quella di Joy, una ninfomane che racconta della sua vita sessuale a uno sconosciuto che l'ha raccolta per strada e l'ha rifocillata, l'ha aiutata. Emanuele Rauco qui con me, che cosa possiamo dire di questo chiacchieratissimo film di Lars von Trier? Ovviamente tutti hanno aspettato questo film, soprattutto perché Lars von Trier è un genio della comunicazione e ha saputo far crescere l'attesa di questo film come porno d'autore, porno intellettuale. Ora, al di là del fatto che la versione che esce nelle sale è quella non porno, cioè quella diciamo censurata dalla produzione, che è quella integrale che dura un'ora in più, quindi diciamo dalle 4 ore della versione che esce nelle sale alle 5 ore e passa della versione integrale, che forse uscirà a fine anno, ci sono più dettagli e più scene esplicite. Già anche questo comunque è un film piuttosto sessualmente esplicito. In realtà non è un porno, è neanche un porno intellettuale, è un dramma a sfondo erotico, a sfondo sessuale, ma soprattutto a sfondo psicoanalitico. Se è vero che negli ultimi anni Lars von Trier ha intrapreso un percorso nel raccontare attraverso le sue storie, attraverso i suoi personaggi, la propria depressione e le proprie turbe mentali, Nymphomaniac sta veramente come chiusura di una trilogia dopo Antichrist e dopo Melancholia. Il film è appunto diciamo un dramma che ricorda un po' in un certo senso le Mille e una Notte, le Sì, vero. Boccaccio, cioè c'è questa donna perduta che racconta un Salvatore che apparentemente è all'opposto rispetto al suo mondo, racconta tutte le sue vicende. E questo ascoltatore, che è il bravissimo Stellan Skarsgård, non solo ascolta, ma in realtà interpreta e dà Sì. tanto alla protagonista Charlotte Gainsbourg, quanto allo spettatore, delle chiavi di lettura, dei modi per interpretare di volta in volta il sesso. E in questo il film, almeno la prima parte, che è quella che Il esce nelle volume sale 1, subito, certo. almeno in questo senso, riesce a variare continuamente genere, a variare stile, a variare registro narrativo e rendere appunto come fosse una sorta di raccolta di novelle. Tutto molto vario. Quindi in questo forse sta l'interesse principale del film. Sì, io volevo aggiungere due cose. Prima di tutto una specificazione perché tu hai citato Antichrist e Melancolia che con Nymphomaniac formano proprio la trilogia della depressione. Quindi è Esatto. proprio un progetto compiuto che Lars von Trier ha portato avanti nel corso degli ultimi anni. E poi volevo aggiungere una cosa al fatto che tu hai messo in discorso il Decamerone, Le Mille e una Notte. Quello che ho pensato io guardando il film e che mi sembra anche abbastanza chiaro, non credo sia una deduzione tanto brillante. Però è che il sesso è visto come non è il sesso gioioso che può essere quello del Decamerone di Boccaccio, ma è Certo. più un sesso che a me ha fatto pensare anche a Pasolini, senza ovviamente tutte le implicazioni politiche, comunque con meno implicazioni politiche, perché comunque è un sesso molto doloroso, è un sesso che porta disagio, un disagio, una sorta di incompatibilità con quello che è la società, quindi il farsi accettare e il farsi definire una brava persona, perché questo è proprio un cruccio di questa Joy, che lei dice in continuazione sono una cattiva persona. Questa evoluzione però nel volume 1 è incompiuta, infatti secondo me avendo già visto entrambe le parti, il taglio che Lars von Trier ha operato per rendere più fruibile il progetto compiuto che tu dicevi essere di 5 ore è funzionale perché poi nella seconda parte noi avremo un'evoluzione, un'accettazione. Certo, questo infatti si capisce anche il film, la prima parte finisce con un cliffhanger, tra virgolette, e con una sorta di introduzione, di trailer della seconda parte in cui si capisce che il gioco cambia, diventa molto più duro. Tant'è che infatti una delle notazioni che in molti hanno fatto all'uscita del volume primo è che c'è un tono quasi ironico, umoristico, farsesco, come a voler
distaccare lo spettatore rimandando sempre a qualcos'altro, cioè uscendo sempre dalla narrazione. Io ho pensato anche a un certo modo di raccontare di Tarantino, in Sì, cui ci sono moltissime digressioni, molti oppure flashback. quando le racconta, le cose che racconta appaiono sullo schermo in forme grafiche, con delle trovate di questo tipo. Questo però secondo me è il limite principale, perché Lars von Trier chiede allo spettatore continuamente di essere dentro e fuori la storia, di emozionarsi, di partecipare al Di pathos di quello che emozionarsi, ma non racconta. troppo. Sì, esatto, di partecipare al pathos e allo stesso tempo però di farsi una risata. Ed è un gioco che può reggere sulla breve distanza o può reggere se fonde le due cose, come nella scena secondo me migliore in cui Uma Thurman, che è la moglie di un suo amante, le piomba a casa, e lì questa fusione tra patetico e umoristico diventa un grottesco che Sì, funziona, vero, e vero. però alla lunga rischia di perdere, rischia di non far cogliere, almeno in questa prima parte, il vero senso del film, e quindi rischia di tirar fuori lo spettatore e di risolversi in un tra virgolette nulla di fatto, secondo me. Senti, Emanuele, secondo te un film che si muove così in bilico tra la morbosa di curiosità di andare a vedere il porno d'autore, perché in effetti il messaggio che è passato al pubblico più ampio è questo, dicevo, quindi la morbosa curiosità, l'intellettualismo di andare a vedere un film di Lars von Trier, anche semplicemente la volontà di informarsi e di andare a vedere cos'è questo film così chiacchierato, come verrà accolto questo film sul quale ci sono tante aspettative, ma anche tanti pregiudizi, secondo Ma te? io credo che poi in realtà chi conosce Lars von Trier e chi va a vedere un film di Lars von Trier non è interessato ad andare a vedere il porno o l'esibizione del sesso, quello è appunto uno scandalo mediatico che può servire alla pubblicità del film. Poi però gli spettatori sono già più preparati su cosa è Lars von Trier. Io, facendo un po' un esempio, finora il film è stato accolto molto bene, è stato molto apprezzato, anche troppo, almeno per questa prima parte, per quello che ho potuto vedere. Io credo che il pubblico di Lars von Trier però potrà essere piuttosto contento, piuttosto soddisfatto, visto che poi, anche come anticipavi te, l'evoluzione della seconda parte dà un nuovo sguardo al film stesso e quindi lo rende ancora più forte dal punto di vista dell'impatto. Quindi rimandiamo il giudizio alla visione completa e quindi al Io volume 2. personalmente sì, tu che li hai visti già tutti e due puoi dirci Sì, un tuo giudizio completo. dico che sicuramente è un film pensato per essere un'unica storia e il volume 2 completa e perfeziona il discorso, e l'evoluzione del personaggio che poi vedremo compiuto alla fine. Quindi il giudizio generale da, secondo me, rimandare alla visione del secondo volume, per chi lo andrà a Bene, vedere concordo. adesso. Bene, grazie a tutti, grazie a Popcorn da Tiffany, grazie a Emanuele Rauco. Grazie a Chiara Guida. Arrivederci alla prossima audio recensione.